Sold out per la finale della 13ª edizione del Festival Magma, mostra di cinema breve, organizzato dall'Associazione Culturale Scarti, che quest'anno ha registrato 920 iscrizioni da 60 paesi del mondo. Il festival, accese per tradizione ma internazionale per vocazione, ogni anno evidenzia come il cortometraggio sia una forma espressiva autonoma, non subordinata al lungometraggio e dotato di una forza comunicativa compressa ed immediata. I vincitori dell'edizione 2014 sono stati decretati dalla giuria presieduta da Mario Serenellini, giornalista e critico cinematografico, e composta dal regista Gianluca De Serio, da Agron Domi dell'Albania Film Commission e da Sonia Cilia, direttrice di produzione per cinema e TV. Il premio Lorenzo Vecchio va al cortometraggio francese Daphné, or the Lovely Specimen, per la forza evocativa di immagini virtuali combinate con una densa voce documentaria. La giuria ha assegnato inoltre due menzioni speciali. La prima menzione è andata al cortometraggio francese Premier Automne, per la rappresentazione magica e poetica delle nostre più vitali attrazioni, vanificate dal dramma dei confini. La seconda menzione speciale è stata assegnata al cortometraggio inglese Upon the Roof, per la riuscita realizzazione del racconto di un'ultima innocenza. Per la prima volta gli spettatori del festival hanno potuto esprimere la preferenza della sala attraverso il voto del pubblico, assegnato al corto argentino Moments, per il delicato racconto delle fasi della vita. Ad arricchire l'edizione 2014 di Magma, una ricca esposizione di locandine d'epoca dalla Cineteca Griffith di Genova, dal titolo Come il cinema promuoveva se stesso. Tre sezioni speciali non competitive sono state dedicate allo Zagreb Film Festival, al Tirana International Film Festival ed al Frisas Budapest, per suggellare l'impegno di promuovere il formato breve in Europa attraverso lo scambio interculturale.